l'architettura è stata una parte sbagliata della storia, va ricordato. Come cresciamo le nostre generazioni se non ricordando chi stava nel giusto e chi stava nello sbagliato? Bene, chi celebrate qua domani stava nella parte sbagliata della storia. È stato durante l'intervento del consigliere comunale di Arezzo 2020 Francesco Romezzi che i rappresentanti della società civile, sindacati e associazioni tra cui l'AMPI hanno tirato fuori in consiglio comunale questo striscione per dire no all'iniziativa su Oreste Ghinelli. Non sono mancati anche attimi di tensione. L'interrogazione nel Consiglio Comunale di oggi era stata illustrata da Alessandro Caneschi e firmata dai gruppi Partito Democratico, Arezzo 2020 e Movimento 5 Stelle. Beh, un momento caldo perché i valori toccati sono quelli, come dire, alla radice del nostro essere politico. L'antifascismo è un valore fondante della democrazia e oggi dovevamo essere qui a manifestare in tutti i modi quello che ci andava riportato. Una provincia decorata alla medaglia d'oro al valor civile, non poteva che non urlare fortissimo oggi in questo consesso del Consiglio Comunale che si sta per accingere domani a celebrare una figura controversa, urlare forte che Arezzo è antifascista. L'iniziativa si terrà proprio in questa aula tra poche ore. Ghinelli, padre dell'attuale sindaco di Arezzo, non ha mai preso le distanze dalla sua appartenenza alla Repubblica di Salò ed è stato per anni alla guida del Movimento Sociale Italiano. Consigliere comunale per decenni ad Arezzo, sarà celebrato a 100 anni dalla sua nascita con il patrocinio della presidenza del Consiglio Comunale. Io credo che si debba sì ricordare anche la parte sbagliata, ma non farlo all'interno della massima assise cittadina. Ricordo che noi, il Comune, domani celebra una persona che non ha mai rinnegato la sua appartenenza alla Repubblica Sociale Italiana, quindi alla mini Repubblica di Mussolini contro la democrazia, una persona che ha difeso, l'avvocato può scegliere chi difendere, ha difeso alcuni terroristi neri che hanno fatto le peggiori stragi nel nostro paese, insomma, e questo lo direi uguale se avesse difeso magari terroristi dalle altre parti. La cosa buffa, no, è che in questi anni questa amministrazione si è contraddistinta per definire illustri ora Ghinelli, prima Gelli. Per me non sono illustri, per me i cittadini illustri e le cittadine, tra l'altro, sono altre persone. Per quanto mi riguarda, ha sottolineato poi il presidente del Consiglio Comunale, Luca Stella, quell'ideologia è morta e sepolta. Nello specifico si tratta di un'iniziativa per celebrare un avvocato e un consigliere comunale che ha ricoperto quest'ultimo ruolo per 37 anni. Questa presidenza, ha precisato Stella, è sempre disponibile ad organizzare eventi, a prescindere da qualsiasi appartenenza politica, religiosa o di altro genere. Sono dispiaciuto, ha concluso, di non aver partecipato alla celebrazione di Aldo Ducci. Magari lo avrei fatto se mi fosse stato richiesto. Intanto la vicenda ha valicato i confini comunali di un bel po'. Il gruppo parlamentare del Partito Democratico ha annunciato un'interrogazione al governo Meloni.